Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Oggi andiamo a vedere come resettare il nostro dispositivo Echo sia dal dispositivo sia sull'applicazione, quindi per toglierlo anche dal nostro account e poter vendere il prodotto piuttosto che regalarlo ad un'altra persona. Ma questa cosa mi servirà poi per arrivare al vero succo del video, perché qualcuno mi ha detto: ma io non ho capito molto bene come fare la configurazione su questi nuovi dispositivi. Beh, nulla di più semplice. Comunque andiamo a vedere insieme come intanto resettare il prodotto e toglierlo anche dal nostro account e poi andremo avanti con la registrazione del prodotto. Per poter resettare il nostro Echo ci basterà tener premuto il tasto azione per qualche secondo, circa 10-15 secondi. Una luce arancione inizierà a lampeggiare nella parte sottostante. Modalità di configurazione attiva. Segui le istruzioni nell'app Alexa. Come avete visto, scatta subito poi un pop-up sul nostro Echo che dice che è pronto per la configurazione, ma questo è se per caso io volessi tenere una configurazione semplice, quindi magari ho voluto resettarlo perché si era bloccato, si era impallato e in questo caso volevo ripristinarlo. Invece noi vogliamo andare a fare una cosa un po' più drastica, quindi andiamo nei nostri dispositivi, andiamo a cercare il nostro Echo, clicchiamo sul nostro dispositivo e come vedete è offline, come giusto che sia. Clicchiamo nella parte in alto dove c'è la rotella e andiamo anche a cancellare, ad annullare la registrazione. Ci compare il pop-up dove dice: attenzione, se effettui questa operazione cancellerai questo dispositivo dal tuo account, ed è proprio quello che noi vogliamo fare, eliminarlo completamente. Quindi facciamo annulla registrazione. Sto rimuovendo i tuoi dispositivi per casa intelligente. Inoltre, sto effettuando il reset del tuo dispositivo. Ci vorrà un minuto e ti avviserò quando avrò finito. Quindi, come avete sentito, sta cancellando tutto quanto dal mio Echo, quindi tutti i dispositivi che erano abbinati al mio Echo. Questo ci darà la possibilità e ci dà la conferma del fatto che noi, quando andremo a vendere o a regalare questo Echo, sarà libero da tutti i nostri contatti, diciamo, di eventuali dispositivi che erano in casa. Ora inizia a lampeggiare di blu, clicchiamo il più in alto a destra, nuovo dispositivo, Amazon Echo, si tratta di un Echo Dot, è entrato in modalità configurazione, vedete che diventa arancione. Qui ci chiede appunto se vediamo la luce arancione. Sta lampeggiando di arancione, gli diciamo di sì. Ricerca del dispositivo. Il dispositivo in questione è questo, 86P. Questo numero lo trovate riportato qui sotto sul seriale. Sono le ultime tre, 86P nel mio caso. Lo seleziono. Connesso. Come avete visto, molto semplice. Il tuo Echo è pronto. Facciamo continua. Sotto ci dà la possibilità anche di cambiare il wifi, perché magari nel frattempo abbiamo cambiato il wifi in tutti i nostri dispositivi di casa. In questo caso, in questo non è il nostro caso, quindi andiamo avanti, continua, ci spiega un po' di cose. Come vedete, ci basterà semplicemente seguire le indicazioni che ci vengono riportate sul cellulare. Questo è italiano, corretto, quindi andiamo avanti, continua, diciamo che è, diciamo, sala, così tanto per a titolo esemplificativo. Dove si trova? Saltiamo, poi possiamo sempre configurarlo in un secondo momento. Fatto, il nostro dispositivo è pronto. Bene, prodotto configurato, come avete visto è semplicissimo, sia resettare il prodotto, sia eliminarlo dall'account, sia ripristinarlo nuovamente. Questa è la procedura nel momento in cui
acquistato un nuovo prodotto. Quindi quando vi arriverà a casa, se avete già altri prodotti connessi al vostro account, sarà ancora più semplice, verrà fuori un pop-up che vi dirà: ho riconosciuto che tu hai comprato questo dispositivo, vogliamo configurarlo? E partirà la configurazione. Se è il primo, la procedura è questa. L'unica cosa in più che dovrete inserire per la prima volta è il wifi di casa vostra. Spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia spiegato in maniera molto semplice come configurare o come resettare il vostro Echo Dot, e questa procedura vale per tutti gli Echo. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!